Luca era una persona meravigliosa. Luca era così come lo raccontiamo, come lo raccontano gli amici, le persone più care. Luca guardava le cose del futuro sempre con umanità. La persona era sempre davanti a lui, non c'era una persona sconosciuta, era sempre un amico. Amava molto il luogo dove era cresciuto e il suo legame con le sue origini profondo. Luca nella sua vita si è sempre battuto per i più deboli. Sapere che all'Imbiate nasce una struttura che può garantire una giusta e decorosa assistenza agli anziani, spesso soli e indifesi, avrebbe reso Luca orgoglioso della sua città. E su voi tutti qui presente scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.